Capitolo 1. Benvenuti nella microcittà. Dopo Wilmington, Dan aveva smesso di bere quotidianamente. Andava avanti una settimana o anche due senza toccare niente di più forte di una bibita dietetica. Si svegliava senza i postumi della sbornia e questo era un bene. Ma depresso e con la voglia, il bisogno, di alcol. Poi arrivava sempre una sera o un weekend. Talvolta a indurlo in tentazione era una pubblicità televisiva della Budweiser. Giovani sbarbati senza un filo di pancetta da birra che si tracannavano un paio di lattine ghiacciate dopo un'impegnativa partita a pallavolo. Oppure adocchiava due tipe carine che sorseggiavano un cocktail alla fine di una giornata di lavoro, fuori da un grazioso localino. Il classico posto con un nome francese e vasi di piante appesi ovunque. E i bicchierini con l'immancabile ombrellino. O magari sentiva una canzone alla radio. Una volta gli capitò Mr. Roboto degli Styx. Quando era sobrio lo era completamente, quando beveva si ubriacava. Se si svegliava al mattino successivo vicino a una donna, pensava a Dini e al bambino con la maglietta dei Braves, ai $70, alla coperta rubata che aveva abbandonato nel canale di scolo. Magari era ancora lì, divorata dalla muffa. Ogni tanto esagerava e non andava al lavoro. Di solito lo tenevano per un po' perché era bravo in quello che faceva, ma prima o poi arrivava il giorno fatidico. Lui ringraziava, salutava e saliva a bordo di una corriera. Da Wilmington ad Albany, da Albany a Utica, da Utica a New Paltz. New Paltz lasciò il posto a Sturbridge, dove si ubriacò a un concerto all'aperto di musica folk e si risvegliò il giorno dopo in prigione con un polso rotto. Fermata successiva a Weston, poi una casa di riposo a Martha's Vineyard, per un impiego che durò veramente un cazzo. Il terzo giorno la capo infermiera si accorse che l'alito gli puzzava di alcol e allora arrivederci e tante grazie. Nel suo vagabondare incrociò il vero nodo senza rendersene conto, almeno razionalmente, perché nel profondo, nella parte che luccicava, si accorse di qualcosa, di un odore vago e sgradevole, simile al puzzo di gomma bruciata che si spande per l'autostrada dopo un brutto incidente. Da Martha's Vineyard prese il pullman per Newburyport. Lì trovò lavoro presso un ospizio per veterani di guerra, dove il personale se ne sbatteva allegramente. Il tipo di posto in cui gli ex combattenti venivano spesso lasciati sulla sedia a rotelle fuori da ambulatori deserti, finché la sacca del catetere non cominciava a sgocciolare sul pavimento. Un inferno per i pazienti, ma una specie di paradiso per i falliti della sua risma, anche se Dan e pochi altri si sforzavano di occuparsi al meglio dei vecchi soldati. Lui ne aiutò persino un paio a spegnersi seneramente, quando giunse la loro ora. L'impiego durò abbastanza a lungo, e nel mentre il presidente con il sassofono consegnò le chiavi della Casa Bianca al presidente Cowboy. A Newburyport Dan passò qualche serata allegra, ma sempre quando aveva il giorno dopo libero, tanto per non avere problemi. Il mattino successivo a una discreta bevuta si riscoprì a pensare «Almeno li ho lasciati buoni per la spesa». Quella considerazione resuscitò la sua coppia di presentatori di telequiz preferita, quei due vecchi matacchioni. «Mi dispiace, Dini, hai perso, ma nessuno se ne va da qui a mani vuote. Che cosa abbiamo per lei, Johnny?» «Beh, Bob, la signorina non ha vinto premi in denaro, ma si porta a casa il nostro nuovo gioco da tavolo! Più parecchi grammi di cocaina e un bel mazzetto di buoni per la spesa!» A Dan invece toccò un mese di assoluta sobrietà. Una specie di penitenza. Più di una volta gli era venuto in mente che se avesse avuto l'indirizzo di Dini, le avrebbe mandato già da tempo quei miserabili $70. Anzi, gliene avrebbe spediti addirittura il doppio, se fosse servito a cancellare il ricordo del bambino con la maglietta dei Braves e la mano a stella marina. Purtroppo niente indirizzo, così decise di restare a stecchetto, flagellandosi senza pietà e senza toccare un goccio di alcol, nemmeno per versarselo sulle ferite. Poi una sera passò davanti al Fisherman's Rest e attraverso una vetrina notò una bella bionda seduta da sola al bancone. Indossava una minigonna scozzese e aveva un'aria smarrita. E allora lui entrò e saltò fuori che la tipa aveva appena divorziato. Accidenti, che disgrazia! Forse avrebbe gradito un po' di compagnia.
E così 3 giorni dopo si risvegliò con il solito buco nero nel cervello. Volò all'ospizio dove aveva lavato pavimenti e cambiato lampadine confidando in un atto di clemenza, ma niente da fare. Sbattersene allegramente non equivaleva a sbattersene del tutto, era simile ma non uguale. Mentre se ne andava con le poche cose che teneva nell'armadietto, gli tornò in mente una vecchia battuta di Bobcat Goldthwait. «Il mio lavoro c'è ancora, ma lo sta facendo qualcun altro». Dan salì a bordo dell'ennesima corriera, quella volta diretta nel New Hampshire, portandosi dietro una giusta dose del suo veleno preferito. Si piazzò sul sedile in fondo, il classico posto dello sbevazzone, vicino al cesso. L'esperienza gli aveva insegnato che non c'era di meglio se volevi passare un viaggio a ubriacarti. Infilò una mano nel sacchetto di carta marrone e svitò il tappo della bottiglia, annusando l'aroma del liquido scuro. Con l'odore arrivava un saluto, sempre lo stesso. «Ciao, vecchio amico!» «Chicca!» pensò. E poi... «Mamma!» Forse Tommy ormai andava a scuola, a patto che lo zio Randy non l'avesse ammazzato. «Solo tu puoi metterci un freno!» Se l'era ripetuto parecchie volte, ma in quel caso gli venne in mente anche altro. «Non devi vivere così se non vuoi. Padrone di farlo, ma non sei obbligato!» La nuova considerazione era strana, diversa dai suoi soliti dialoghi interiori, e sulle prime pensò che arrivasse da qualcun altro. Era in grado di captare i pensieri della gente, ma ormai riceveva di rado messaggi indesiderati. Aveva imparato a staccare la spina. In ogni caso, diede un'occhiata lungo la fila di sedili, quasi certo che avrebbe incrociato lo sguardo di uno sconosciuto. Niente di niente. Tutti stavano dormendo o chiacchierando con il vicino di posto o fissando il panorama grigio del New England. «Non devi vivere così se non vuoi». Se solo fosse stato vero. Comunque riavvitò il tappo, sistemando il sacchetto sul sedile accanto. Lo riafferrò 2 volte. La prima lo rimise a posto. La seconda riaprì la bottiglia, ma in quel preciso istante la corriera parcheggiò nell'area di servizio del New Hampshire, appena dopo il confine di stato. Dan si accodò al resto dei passeggeri diretti verso il Burger King, fermandosi solo per gettare il sacchetto di carta nel cestino dei rifiuti. Su un lato dell'alto bidone verde era stampato il suggerimento «Se non ne hai più bisogno, lascialo qui». «Come sarebbe bello», pensò lui, ascoltando il tintinnio del vetro che cadeva nel contenitore. «Dio, come sarebbe bello!» Un'ora e mezza dopo oltrepassarono un cartello con la scritta «Benvenuti a Frazier, dove c'è una ragione per ogni stagione». E poco sotto «Visitate la microcittà». La corriera si fermò davanti al circolo ricreativo per far salire i passeggeri. Dal sedile vuoto di fianco a Dan, dove la bottiglia era rimasta appoggiata per la prima parte del viaggio, Tony fece sentire la propria voce. Lui la riconobbe subito, anche se Tony non aveva parlato con tale chiarezza da anni. «Questo è il posto giusto». «Tanto uno vale l'altro», pensò Dan. Tirò giù la sacca del vano portabagagli e scese. Restò fermo sul marciapiede a osservare il pullman che ripartiva. A ovest le White Mountains si stagliavano all'orizzonte. Nel suo peregrinare aveva sempre evitato le montagne, soprattutto la possente catena frastagliata che divideva in 2 il paese. «Alla fine sono ritornato tra le vette. Forse sapevo che sarebbe successo». Però le cime del New Hampshire erano più basse di quelle che ogni tanto popolavano ancora i suoi incubi. «Con il tempo ci farò il callo», si disse, a patto di cancellare il ricordo del bambino con la maglietta dei Braves e di mollare la bottiglia. Arrivava un momento in cui ti rendevi conto che continuare a scappare era inutile, che ovunque andassi avevi sempre te stesso al tuo fianco. Un nevischio leggero come semi di soffione danzava nell'aria. I negozi lungo la strada principale provvedevano alle necessità degli sciatori invernali e dei vacanzieri estivi che sarebbero venuti a giugno, senza contare i turisti con la smania di fotografare il colore delle foglie a settembre e ottobre, naturalmente. In ogni caso, quella che aveva davanti era la finta primavera del New England settentrionale. 8 eccitanti settimane gelide e umide, garantito al 100%. Forse la gente di Frazier non sapeva che farsene di quella stagione. Cranmore Avenue era completamente deserta.
Dan si mise la sacca a tracolla, incamminandosi lentamente verso nord. Si fermò fuori da una cancellata di ferro battuto per ammirare un'imponente casa vittoriana fiancheggiata da edifici più recenti in mattoni, collegati al corpo centrale da una serie di vialetti coperti. Sul lato sinistro della villa svettava una torretta, che mancava su quello destro, dando a quel luogo un aspetto sbilanciato, che Dan apprezzò. Era come se la grande, vecchia signora volesse dire: «Beh, una parte di me è miseramente crollata, chi se ne frega? Un giorno ti capiterà lo stesso!» Lui abbozzò un sorriso che subito gli morì in volto. Tony lo fissava dalla finestra della torretta. Quando si accorse che Dan lo guardava, lo salutò. Era il solenne cenno della mano che lui si ricordava sin dalla fanciullezza, quando l'amico immaginario gli faceva spesso visita. Chiuse e riaprì gli occhi. Tony era sparito. Ovviamente non c'era mai stato, sarebbe stato impossibile. La finestra era sbarrata da assi di legno. Il cartello sul prato recitava «Casa di riposo Ellen Rivington», in lettere dorate sullo sfondo dello stesso verde della villa. «Lì dentro hanno una gatta, è grigia e si chiama Audrey». Non esattamente, come appurò in seguito. Il colore era giusto, ma il felino era un maschio castrato e il nome era diverso. Dan osservò a lungo il cartello. Quando le nubi si aprirono, lasciando penetrare un raggio luminoso stile Antico Testamento, lui riprese a camminare. Il sole era abbastanza forte da far luccicare le cromature delle poche auto parcheggiate davanti al centro benessere e al negozio di abbigliamento sportivo. Il nevischio però non mollava, e lui ripensò a un proverbio recitato dalla madre in occasione di una primavera simile nel Vermont tanti anni prima. Quando piove con il sole, il diavolo sta picchiando sua moglie. A qualche isolato dall'ospizio, Dan si bloccò di nuovo. Sul lato opposto della strada, davanti al municipio di Fraser, si estendeva il parco cittadino. Un ettaro scarso di prato con qualche timida chiazza di verde, un palchetto coperto per i concerti, un campo da softball e uno da basket in asfalto, tavoli da picnic e persino un paio di buche per il golf. Tutto molto bello, ma ad attirare la sua attenzione fu un'insegna in particolare. Visitate la microcittà, la piccola meraviglia di Fraser, e salite sul suo trenino. Non bisognava essere un genio per capire che la microcittà era una copia in scala ridotta di Cranmore Avenue. C'era la chiesa metodista che aveva oltrepassato da poco, ma con il campanile che svettava per appena un paio di metri. Il cinema Carillon, il re del gelato, la libreria White Mountains, il paradiso della maglietta, la galleria d'arte di Fraser. Le stampe sono la nostra specialità. Non mancava nemmeno una perfetta versione in miniatura della casa di riposo Ellen Rivington, alta fino alla cintola, completa della sua unica torretta, ma senza le costruzioni di mattoni sui lati. Forse, rifletté Dan, perché erano un pugno nell'occhio, soprattutto se paragonate al corpo centrale. Poco oltre, un trenino con ferrovia della microcittà dipinto su carrozze così minuscole da poter accogliere al massimo un bambino. Nell'aria riecheggiava il rumore di un motore a gasolio. Sbuffi di fumo uscivano da una locomotiva rosso fiammante, grande quanto una Honda Goldwing, con Ellen Rivington stampato su un fianco in lettere dorate vecchio stile. «La benefattrice della città», azzardò Dan. «Probabilmente a Fraser esisteva pure una strada a suo nome». Rimase immobile per un po', anche se il sole era tornato dietro le nuvole e faceva così freddo che il fiato si condensava in vapore. Da piccolo aveva sempre desiderato un trenino elettrico, ma non gliel'avevano mai regalato. Laggiù, nella sperduta microcittà, ce n'era una versione extra large, su cui si potevano divertire i bimbi di tutte le età. Spostò la sacca da una spalla all'altra, attraversando la strada. Risentire e rivedere Tony lo aveva messo a disagio, ma era contento di essersi fermato lì. Magari era davvero il posto che andava cercando, dove avrebbe finalmente trovato il modo di raddrizzare la sua vita balorda. «Ovunque tu vada, avrai sempre te stesso al tuo fianco». Chiuse il pensiero in uno scomparto nella mente. Ormai era diventato bravo a farlo. Quel ripostiglio segreto ne conteneva di ogni.
La locomotiva era circondata da una robusta carenatura, ma Dan notò uno sgabello sotto uno spiovente della stazione della microcittà. Lo prese e ci montò sopra. Il posto di guida era dotato di due sedili anatomici, ricoperti di pelliccia. Sembravano recuperati da un vecchio bolide davvero macio. Anche l'abitacolo e i comandi parevano arrivati dritti da una fabbrica di Detroit, tranne l'antiquata leva di cambio a forma di Z che spuntava dal tappetino. Non esistevano indicazioni delle marce. Il pomello originale era stato sostituito con un teschio ghignante provvisto di una bandana rossa, stinta dall'uso. La parte superiore del volante era stata segata via. Ciò che ne restava somigliava alla cloche di un piccolo aereo. Sul cruscotto, sbiadito ma leggibile, c'era scritto in pennarello nero: velocità massima 60 km, vietato superarla. «Ti piace?» gli chiese qualcuno alle sue spalle. Dan si voltò di scatto, quasi cercando dallo sgabello. Una grande mano grinzosa l'acchiappò per l'avambraccio, tenendolo fermo. Apparteneva a un tizio sulla sessantina, con un giaccone di jeans imbottito e un berretto da caccia a quadri rossi con i paraorecchi abbassati. Nella mano libera stringeva una cassetta degli attrezzi con sopra un'etichetta, proprietà del municipio di Frazier. «Oh, mi scusi!» rispose Dan scendendo dallo sgabello. «Non volevo...» «Nessun problema, la gente si ferma sempre a sbirciare, soprattutto gli appassionati di modellini di treni. Per loro è come un sogno diventato realtà. Cerchiamo di tenerli alla larga d'estate quando il posto è affollato e il Reeve fa un viaggio all'ora, ma in questo periodo dell'anno ci sono solo io, non che mi dispiaccia!» Tese la mano. «Billy Freeman! Squadra di manutenzione comunale. Il Reeve è la mia creatura.» Dan gliela strinse, presentandosi a sua volta. Billy adocchiò la sacca. «Appena sceso dalla corriera? O viaggi in autostop?» «Corriera, corriera.» «Che motore monta questo aggeggio?» «Domanda interessante. Immagino tu non abbia mai sentito parlare dello Chevrolet Veraneio.» No, ma lo sapeva lo stesso, perché Freeman lo sapeva. Da anni non aveva più avuto una visione tanto nitida. Lo riportò con piacere alla prima infanzia, quando non aveva ancora scoperto quanto fosse pericoloso lo Shining. «Il modello brasiliano del Suburban, giusto? Un turbo diesel.» Billy inarcò le folte sopracciglia con un ghigno. «Giustissimo! Il mio principale, Casey Kingsley, l'ha comprato a un'asta l'anno scorso. Un motore straordinario! Tira come un bastardo! Anche il pannello strumenti è di un Suburban. Invece i sedili ce li ho messi io.» La visione stava svanendo, ma Dan riuscì a cogliere un ultimo particolare. «Sono di una Pontiac GTO Judge.» Freeman sorrise estasiato. «Esatto! Li ho recuperati da uno sfascia carrozze lungo la strada per Sunapee. Il cambio è da camion a 9 marce, rubato a un Mac del 1961. Niente male, eh? Stavi solo curiosando o sei in cerca di lavoro?» Dan strabuzzò gli occhi, sorpreso dall'improvviso cambio di argomento. «Era in cerca di lavoro?» Immagino di sì. La casa di riposo che aveva superato camminando per il Cranmore Avenue sarebbe stata il posto più logico dove chiedere. Shining o meno, aveva l'impressione che fossero a caccia di dipendenti, ma non era certo di volerci andare subito. La vista di Tony alla finestra della torretta lo aveva messo a disagio. «E poi, Danny, sarebbe meglio far passare un po' di tempo dalla tua ultima bevuta prima di presentarti a chiedere un modulo. Questo anche nel caso ti offrissero di passare la lucidatrice durante il turno di notte.» La voce di Halloran, Cristo santo. Erano secoli che non pensava più a Dick. Dai tempi di Wilmington, probabilmente. Con l'arrivo dell'estate, una stagione che la gente di Frazier avrebbe debitamente sfruttato, sarebbero saltate fuori migliaia di occasioni di impiego. Però, dovendo scegliere tra un fast food del centro commerciale e la microcittà, avrebbe sicuramente optato per la seconda. Aprì la bocca per rispondere alla domanda di Billy, ma Halloran si intromise di nuovo. «Ti stai avvicinando ai 30, bello. Forse non ti si presenteranno molte altre occasioni.» Nel frattempo, Freeman lo stava osservando con evidente e genuina curiosità. «Sì, sto cercando un lavoro.»
Ti avverto che un impiego alla microcittà sarebbe per poco. D'estate, alla chiusura delle scuole, il signor Kingsley assume sempre giovani di qui, diciottenni o ventenni al massimo. I consiglieri comunali ci contano, anche perché quei ragazzini sgobbano per due soldi. Abbozzò un ghigno. Gli mancavano un paio di denti. Però esistono posti peggiori dove guadagnarsi la pagnotta. Oggi un lavoro all'aria aperta non ti sembrerà molto allettante, ma il gelo non durerà ancora per molto. No, no di certo. Il parco era coperto da teloni, ma presto sarebbero spariti, svelando le classiche attrattive di un paesino turistico. I banchetti degli hot dog, i chioschi dei gelati e quella che a prima vista sembrava una piccola giostra. Senza contare il trenino con i suoi micro passeggeri e il gigantesco motore turbo diesel. Se fosse riuscito a stare lontano dalla bottiglia dimostrandosi un tipo affidabile, forse Billy o il suo principale gliel'avrebbero lasciato guidare. Gli sarebbe piaciuto un sacco. Poi, più in là, quando quelli del municipio avessero deciso di assumere i ragazzi del posto liberi da impegni scolastici, sarebbe sempre rimasto l'ospizio. A patto che lui scegliesse di restare, naturalmente. «Meglio che ti fermi da qualche parte», riprese Halloran. Quello era il giorno delle voci e delle visioni, a quanto pareva. «E in fretta, o rischierai di non poterlo più fare». Dan si sorprese a ridere. «Non mi dispiacerebbe, signor Freeman. Proprio per niente». «Ti sei mai occupato di lavori di giardinaggio e di manutenzione?» gli chiese Billy. Stavano passeggiando lentamente lungo la fiancata del treno. Il tetto delle carrozze gli arrivava allo sterno, facendolo sentire un gigante. «So seminare, piantare e verniciare, usare un soffiafoglie e una motosega. Me la cavo a riparare piccoli motori se il problema non è troppo complicato, e a manovrare un trattore tosaerba senza investire i bambini. In quanto al treno, non saprei». «Per quello dovrai essere autorizzato da Kingsley in persona, questioni assicurative e via discorrendo. Hai delle referenze, altrimenti il capo non ti assumerà». «Qualcuna. Ho lavorato come addetto alle pulizie e in serviente ospedaliero». «Signor Freeman...» «Billy, e dammi del tu». «Il treno non sembra adatto a trasportare passeggeri. Dove si siedono?» «Aspettami qui. Vediamo se lo trovi divertente quanto me. Non me ne stufo mai». L'uomo ritornò alla locomotiva, sporgendosi al suo interno. Il motore, che stava pigramente girando al minimo, iniziò ad accelerare, seguendo il ritmo degli sbuffi di fumo nero. Un gemito di pistoni attraversò l'Helen Rivington da cima a fondo. Di colpo i tettucci delle carrozze passeggeri e del vagone giallo di servizio, 9 vetture in tutto, iniziarono a sollevarsi. Dan li paragonò alle capote di 9 spider che si alzavano contemporaneamente. Si chinò per sbirciare dentro, scorgendo i sedili di plastica che attraversavano ogni carrozza. 6 per ciascun vagone passeggeri e 2 per quello di servizio, 50 in totale. Billy ritornò, trovando Dan che sfoggiava un sorriso a 32 denti. «Il tuo trenino deve sembrare molto strano quando è carico». «Poco ma sicuro. La gente sghignazza crepapelle, scattando una foto dietro l'altra. Vieni a vedere». Billy salì sul predellino di metallo delle vetture passeggeri, raggiunse i posti in fondo e si sistemò. Grazie a una bizzarra illusione ottica sembrava enorme. Salutò platealmente Dan, che si immaginò 50 giganti su un treno dall'apparenza minuscola uscire trionfanti dalla stazione della microcittà. Non appena Freeman si alzò e scese, partì con un applauso. «In occasione del Labor Day e del Memorial Day venderete almeno 1 miliardo di cartoline». «Puoi scommetterci!» L'uomo frugò nella tasca del giaccone, sfilando e porgendogli un pacchetto malconcio di Duke. Una marca scadente di sigarette, vendute nelle stazioni dei pullman e nei minimarket di tutti gli Stati Uniti. Dan le conosceva bene e ne prese una. Billy accese per entrambi. «Meglio che me le goda finché posso!» affermò Freeman fissando la sigaretta. «Tra pochi anni qui sarà proibito fumare. Al circolo femminile di Fraser ne stanno già discutendo. Secondo me sono solo un branco di arpie, ma sai come dicono? Chiunque sappia mettere al mondo un bambino ha il coltello dalla parte del manico». Sbuffi bianchi gli uscirono dalle narici.
Comunque è almeno dai tempi di Nixon che una di loro non scodella un pargolo. O usa un Tampax, se per questo. Potrebbe essere un bene. I bambini prendono le abitudini dei loro vecchi. Dan pensò al padre. L'unica cosa che Jack Torrance preferiva a un bicchiere di whisky erano 10 bicchieri di fila, gli aveva detto sua madre poco prima di morire. Invece lei adorava le sigarette, che l'avevano portata dritta alla tomba. Secoli prima Dan si era ripromesso di non prendere anche quel vizio. Ormai era certo che la vita non fosse nient'altro che un'ironica serie di trabocchetti. Billy Freeman lo squadrò da capo a piedi, socchiudendo un occhio. «Quando incontro degli sconosciuti mi capita di avere certe sensazioni», affermò con un pesante accento del New England. «Con te mi è successo, ancora prima che ti girassi e ti guardassi in faccia. Credo che tu sia la persona giusta per le pulizie di primavera da qui a fine maggio. Mi fido del mio istinto. Con ogni probabilità è un'idiozia». Dan era di tutt'altro parere e finalmente adesso capiva perché aveva percepito i pensieri di Freeman così chiaramente, senza nemmeno sforzarsi. Si ricordò di una vecchia frase di Halloran, il suo primo amico adulto. «Un sacco di persone hanno un briciolo di quella che io chiamo Shine, ma per lo più si tratta solo di un leggero scintillio, grazie al quale azzeccano il prossimo pezzo che il DJ programmerà alla radio o indovinano che il telefono sta per squillare». Billy possedeva quel bagliore, quella favilla. «Immagino che dovrò farmi una chiacchierata con Kerry Kingsley». «Casey, non Kerry». «Sì, è lui il capo. Sono 25 anni che si occupa dei servizi municipali». «Quando potrebbe andare bene?» «Anche adesso». Freeman indicò un punto davanti a lui. «In quell'obbrobrio di mattoni. Dalla parte opposta della strada hanno sede il municipio e gli uffici comunali di Frazier. Lo studio di Kingsley si trova nel seminterrato, in fondo al corridoio. Capirai di esserci arrivato quando sentirai il soffitto vibrare per la disco music. Nella palestra al piano di sopra tengono lezioni di aerobica ogni martedì e mercoledì». «Perfetto, ci andrò subito». «Hai le referenze con te?» Dan annuì, sferrando un colpetto alla sacca che aveva appoggiato alla stazione della microcittà. «Mica te le sei scritte da solo roba simile, vero?» «No, non sono contraffatte», assicurò lui con un sorriso. «Allora vai e fatti onore, campione». «Ci proverò». «Un'ultima cosa», aggiunse Billy mentre lui si allontanava. «Odia quelli che bevono. Se tu sei uno di loro e dovesse farti qualche domanda, ti suggerisco di... mentire». Dan annuì, abbozzando un cenno con la mano per dimostrare di avere capito. A giudicare dalla ragnatela di capillari sul naso, Casey Kingsley non era sempre stato un fervente nemico dell'alcol. Era un tipo grande e grosso che sembrava portarsi appresso il suo ufficetto disordinato piuttosto che lavorarci dentro. Piazzato dietro la scrivania con la sedia appoggiata alla parete, era occupato a esaminare le referenze di Dan, ordinate meticolosamente dentro una cartellina azzurra. L'uomo sfiorava con la nuca un semplice crocifisso di legno appeso al muro, accanto a una foto incorniciata della propria famiglia. Nell'immagine Kingsley, più giovane e snello, era in posa con la moglie e 3 figli, in costume da bagno su qualche spiaggia. Attraverso il soffitto, appena attutite, arrivavano le note di YMCA dei Village People, accompagnate da un frenetico scalpiccio. A Dan venne in mente un enorme millepiedi appena uscito dal parrucchiere con una calzamaglia rosso fuoco lunga 8 metri. «Oh, oh, oh!» bofonchiò Kingsley. «Oh, oh, sì, sì, bene, sì, sì, bene». In un angolo della scrivania c'era un barattolo di vetro pieno di caramelle. Senza alzare lo sguardo dal sottile mazzetto di referenze, sollevò il coperchio, ne afferrò una e se la ficcò in bocca. Si serva pure». «No, grazie», rispose Dan. Uno strano pensiero gli attraversò la mente. Tanto tempo fa, probabilmente, suo padre si era ritrovato seduto in una stanza come quella, in occasione del colloquio per il posto di custode all'Overlook Hotel. Che cosa gli era passato per la testa? Che aveva davvero bisogno di un lavoro?
che era la sua ultima occasione? Forse, magari. Ma Jack Torrance si era bruciato ogni altra possibilità. Dan invece no. Se la faccenda non si fosse risolta bene, avrebbe potuto riprendere a vagabondare o tentare la fortuna alla casa di riposo. Però gli piaceva il parco cittadino, eppure il treno che trasformava dei normali adulti in giganti come Golia, e la microcittà gioiosa e assurda e per certi versi coraggiosa con quella sua grandeur tipica dei paesini americani, e per finire Billy Freeman, che possedeva un pizzico di Shining e forse manco lo sapeva. Sopra le loro teste, YMCA lasciò il posto a I Will Survive. Quasi non avesse aspettato altro, Kingsley ripose le referenze di Dan nella cartellina e gliele restituì. Non mi ha preso. Invece, dopo una giornata di felici intuizioni, quella si rivelò errata. Mi sembrano a posto, anche se ritengo che si troverebbe più a suo agio al Central New Hampshire o alla casa di riposo qui in città, oppure potrebbe trovare lavoro come assistente domiciliare. Mi pare possiede i requisiti adatti, almeno secondo i suoi documenti. Ha un'infarinatura di medicina e di pronto soccorso. Sa usare un defibrillatore. Che ne dice? Sì, mi era venuto in mente e avevo fatto un pensierino sull'ospizio, però poi ho visto il parco, la microcittà, il trenino. Kingsley si schiarì la voce. Muore dalla voglia di guidarlo, vero? Dan mentì senza un attimo di esitazione. No, non è per quello. Se avesse ammesso che gli sarebbe piaciuto piazzarsi sui sedili recuperati dalla GTO e stringere il volante segato a metà, avrebbe dovuto parlare della sua patente, dei motivi per cui gli era stata ritirata, e sarebbe stato immediatamente invitato ad alzare i tacchi. Sono più un tipo da tosaerba e rastrello. E da impieghi temporanei, a giudicare dai suoi documenti. Presto metterò radici da qualche parte. Penso di aver placato il mio spirito vagabondo. Gli suonò come una grande stronzata e si chiese se a Kingsley avesse fatto la stessa impressione. In ogni caso potrei offrirle solo un lavoretto provvisorio. Non appena finiranno le scuole... Billy mi ha avvisato. Se deciderò di restare anche per l'estate, proverò a chiedere la casa di riposo. Anzi, forse farei meglio a dare subito la mia disponibilità, se non le dispiace. Per me lo stesso. L'uomo lo guardò incuriosito. Non le fanno impressione le persone in fin di vita? Tua madre è morta là dentro. Pensò Dan. Lo Shining non l'aveva lasciato. Anzi, non giocava neanche più a nascondino. Le hai tenuto la mano mentre si spegneva. Si chiamava Ellen. No. E poi, senza nessun motivo in particolare, aggiunse... Tutti stiamo morendo. Il mondo è un grande ospizio, solo con l'aria più pulita. Oh, ma abbiamo un filosofo. Beh, signor Torrance, credo proprio che la ingaggerò. Mi fido di Billy. Difficilmente si sbaglia nel giudicare il prossimo. Stia solo attento a non presentarsi in ritardo, ubriaco o con gli occhi rossi e puzzolente di marijuana. Nel quel caso dovrà lasciare Fraser, perché neppure quelli della casa di riposo vorranno più saperne. Sarei io in persona a informarli. Tutto chiaro? Dan si sentì punto sul vivo. Arrogante testa di cazzo. Ma non lo diede a vedere. Il gioco era in mano a Kingsley ed era lui a decidere le regole. Cristallino, rispose. Se non ci sono problemi, può iniziare già domani. In città non mancano gli affittacamere. Se lo desidera, farò un paio di telefonate. Può permettersi di spendere $90 la settimana in attesa del primo stipendio? Sì, la ringrazio. L'uomo liquidò la questione con un cenno della mano. Nel frattempo le consiglio la pensione Red Roof. La gestisce un mio ex cognato, che le proporrà una conveniente tariffa settimanale. Siamo a posto? Sicuro. Era successo tutto a una velocità incredibile, come quando le ultime tessere di un complicatissimo rompicapo si incastrano perfettamente con il resto. Meglio non fidarsi di quella sensazione, si disse Dan. Kingsley si alzò. Vista la stazza, gli ci volle del tempo. Dan fece lo stesso e quando l'altro gli tese la mano grande come un prosciutto, lui gliela strinse. Da sopra arrivò il suono di un pezzo di KC and the Sunshine Band. That's the way. I like it. Oh, uh-huh.
Odio la disco music, borbottò Kingsley. No, non è vero. Però ti fa tornare in mente tua figlia, che non viene più a trovarti perché non ti ha ancora perdonato. C'è qualcosa che non va? Gli domandò l'uomo. Mi sembra un po' pallido. Colpa della stanchezza. Il viaggio in pullman è durato parecchio. Lo Shining era tornato e in piena forma. Restava solo da chiedersi il perché. Dopo 3 giorni di lavoro, durante i quali Dan si dedicò a riverniciare il palco e a ripulire il parco delle ultime foglie morte, Kingsley attraversò senza fretta Cranmore Avenue e gli comunicò di avergli trovato una stanza in Elliot Street, a patto che la volesse ancora. Bagno privato con vasca e doccia. Dan accettò subito. «Va a vederla durante la pausa pranzo», continuò l'uomo, dandogli del tu. «Chiedi della signora Robertson». Drizzò un dito leggermente rattrappito dall'artrosi. «E non combinare cazzate, figliolo, perché è una mia vecchia amica. Ricordati che ho garantito per te, sulla base di un paio di referenze dall'impressione di Billy Freeman». Dan gli promise che non l'avrebbe fatto, ma il tono esageratamente rassicurante suonò falso persino a lui. Ripensò al padre, costretto a rivolgersi a un vecchio amico facoltoso, elemosinando un lavoro, dopo essersi giocato il posto da insegnante nel Vermont. Era strano sentirsi vicino a un uomo che l'aveva quasi ammazzato, ma non poteva farne a meno. Anche a lui avevano raccomandato di non combinare cazzate? Forse sì. E ovviamente Jack Torrance ci era riuscito lo stesso. Alla grande, 1000 punti. Colpa dell'amore per l'alcol, sicuro. Però quando eri a terra, certa gente sembrava sentire la necessità di camminarti sulla schiena e schiacciarti la testa con un piede, invece di darti una mano a rialzarti. Una vergogna. Ma gran parte della natura umana lo era. Quando venivi considerato un misero bastardo, la vita non ti offriva un granché. Chiedi a Billy degli stivali della tua misura. Ne ha ammucchiati almeno una ventina nel capanno degli attrezzi, ma l'ultima volta che ho controllato erano quasi tutti spaiati. Il sole splendeva e l'aria era frizzante. Dan, che stava sgobbando in jeans e maglietta degli Utica Blue Sox, alzò lo sguardo verso il cielo quasi sgombro di nubi, per poi riportarlo su Casey Kingsley. Sì, lo so, ma qui siamo in montagna, figliolo. Secondo il bollettino meteo, da nord-est arriverà una bufera e ne verrà giù quasi mezzo metro. Neve di aprile, quello che gli abitanti del New Hampshire definiscono il concime dei poveri. Si scioglierà in fretta, ma sarà accompagnata da un vento molto forte. O così dicono. Mi auguro che tu sappia usare uno spazzaneve oltre al soffiafoglie. Una breve pausa. E che la tua schiena sia a posto, perché domani aiuterai Billy a raccogliere un mucchio di rami secchi. Forse bisognerà tagliare anche qualche albero caduto. Te la cavi bene con la motosega? Dan annuì. Perfetto! Dan e la signora Robertson si trovarono subito simpatici. La donna addirittura gli offrì una tazza di caffè e un tramezzino con uova e maionese nella cucina comune. Lui accettò con piacere, aspettandosi le solite domande su che cosa l'avesse portato a Fraser e dove fosse stato prima. Con suo grande sollievo non ce ne furono. Invece la Robertson gli chiese se aveva tempo di aiutarla a chiudere gli scuri delle finestre da basso, in caso arrivasse davvero quella che lei chiamò una buriana. Dan acconsentì volentieri, anche se non credeva nelle verità assolute. Era una buona regola andare d'accordo con la padrona di casa, prima o poi. Poteva capitare di essere in ritardo con l'affitto. Quando tornò al parco, trovò Billy ad aspettarlo con l'elenco delle incombenze da sbrigare. Il giorno prima i due avevano tolto i teloni da tutte le giostre per bambini. Quel pomeriggio le ricoprirono e sbarrarono i banchetti e i chioschi. Da ultimo infilarono il Reeve nel suo capanno. Poi crollarono sulle sedie pieghevoli accanto alla stazione della microcittà, accendendosi una sigaretta. «In tutta onestà, Dan, sono esausto». «Non sei l'unico». Però si sentiva in forma, i muscoli agili e scattanti. Si era dimenticato quanto fosse bello lavorare all'aria aperta, senza i postumi di una sbornia da smaltire. Grandi nuvole nere affollavano il cielo.
Billy le guardò con un sospiro. «Forse non servirà, ma prego Dio che non arrivi la tormenta di neve annunciata dal bollettino radio. Ti ho trovato un paio di stivali di gomma, niente di che, ma almeno non sono scompagnati». Dan se li portò via, attraversando la strada per raggiungere la sua nuova sistemazione. Il vento stava aumentando di intensità con il calare delle tenebre. Fino a qualche ora prima, a Fraser sembrava fosse arrivata l'estate. Quella sera, invece, regnava la gelida umidità della neve imminente. Le vie secondarie erano deserte e le case avevano le serrande abbassate. Dan svoltò da Morehead Street sulla Heriot, bloccandosi all'istante. Lungo il marciapiede rotolava un vecchio cilindro malconcio, accompagnato dall'inquietante fruscio delle foglie dell'autunno passato. Pareva il cappello di un prestigiatore. «O dell'attore di un vecchio musical», si disse. Lo guardò, sentendo il freddo penetrargli nelle ossa. Perché il cilindro non esisteva. Non proprio, almeno. Chiuse gli occhi e contò lentamente fino a 5. Mentre il vento incalzava sbatacchiandogli i pantaloni contro gli stinchi, e poi li riaprì. Le foglie c'erano ancora, ma il cappello era sparito. Colpa dello shining delle sue visioni vivide, allarmanti, sibilline. Quando non beveva per un po' si rafforzava, ma non era mai stato così potente come dal suo arrivo a Fraser. L'aria sembrava diversa, più adatta a propagare le strane trasmissioni che giungevano dal pianeta altrove. Speciale, in un certo senso. Così come lo era l'Overlook. No, non è vero. Dopo un paio di bicchieri sparirà tutto, Danny. Almeno questo è vero? Sì, purtroppo. Quella della signora Robertson era una grande vecchia casa in stile coloniale e la stanza al secondo piano di Dan godeva di una vista sulle montagne a ovest. Avrebbe rinunciato volentieri a un simile panorama. Con il passare degli anni i ricordi dell'Overlook si erano fatti confusi e indistinti, ma mentre sistemava il misero bagaglio riemerse un'immagine, letteralmente, come la disgustosa carcassa di un piccolo animale che riaffiora dagli abissi di un lago profondo. La prima vera neve arrivò nel tardo pomeriggio. Eravamo sotto il porticato di quell'enorme vecchio hotel. Mio papà in centro, mia mamma e io di fianco. Lui ci abbracciava da dietro. Tutto filava liscio. Papà non beveva. All'inizio la neve venne giù perfettamente dritta, ma poi si alzò il vento e cominciò a cadere di traverso, raggiungendo il porticato e depositandosi su quelle. Cercò di bloccare il resto senza riuscirci. Su quelle siepi a forma di animale, che ogni tanto si muovevano quando non li guardavi. Spostò lo sguardo dalla finestra con la pelle d'oca sulle braccia. Aveva comprato un panino al Red Apple di Fraser, insieme con una tascabile di John Sanford che aveva pensato ad iniziare mentre mangiava. Dopo un paio di morsi, però, incartò la sua cena e l'appoggiò sul davanzale, dove sarebbe rimasta al fresco. Forse l'avrebbe finita più tardi, anche se pensava di coricarsi subito dopo le 9, non andando oltre un centinaio di pagine del romanzo. Fuori, il vento continuava ad aumentare. Di tanto in tanto si infilava su per le grondaie, lanciando un urlo agghiacciante e costringendolo ad alzare gli occhi dalle pagine. Intorno alle 8:30 cominciò a cadere la neve. Pesante e bagnata, coprì presto la finestra, cancellando la vista delle montagne. In un certo senso così era ancora peggio. La coltre bianca aveva bloccato anche le finestre dell'Overlook. All'inizio solo al primo piano, poi al secondo e alla fine il terzo. Erano stati sepolti vivi insieme con i non morti che facevano baldoria. Papà credeva che l'avrebbero nominato direttore dell'albergo. Avrebbe solo dovuto dare prova della propria lealtà, consegnando il figlio. «Il suo unico figlio maschio!» borbottò Dan, per poi guardarsi intorno quasi fosse stato qualcun altro a parlare. In effetti, aveva la sensazione di non essere solo. Non esattamente. Il vento gridò di nuovo, sferzando il fianco del palazzo, e lui venne scosso da un brivido.
Ho ancora il tempo di tornare al Red Apple, comprare una bottiglia di qualcosa, cacciare via questi pensieri sgradevoli. No, avrebbe letto il romanzo. Lucas Davenport stava seguendo una pista e lui gli sarebbe stato dietro. Chiuse il libro alle 9:15, infilandosi nell'ennesimo letto dell'ennesima stanza in affitto. Non dormirò, non con il vento che urla così forte. Ma si sbagliava. Era seduto vicino all'imboccatura del grande canale di scolo, osservando il pendio di sterpaglie, il Cape Fear River e il ponte che la traversava. Era una notte serena di luna piena. Niente vento, niente neve. L'Overlook era sparito. Anche se non fosse stato raso al suolo da un incendio durante la presidenza del coltivatore di noccioline, l'albergo si sarebbe trovato a migliaia di chilometri da lì. E allora, perché si sentiva così spaventato? Non era solo, ecco perché. C'era qualcuno alle sue spalle. Vuoi un consiglio, Orsacchiotto? La voce fluttuava liquida. Un brivido gli attraversò la schiena, le gambe erano ancora più fredde, con la pelle d'oca. Aveva i calzoncini corti e notò i puntini bianchi in rilievo. Era vestito così perché in quel momento aveva il cervello di un adulto, ma il corpo di un bambino di 5 anni. Orsacchiotto! Chi diavolo? In realtà lo sapeva. Aveva detto a Dini il suo nome, ma lei preferiva chiamarlo così. Non puoi ricordartelo. E comunque è solo un sogno. Certo che lo era. Lui si trovava a Fraser, nel New Hampshire, e stava dormendo, mentre una tormenta di neve primaverile imperversava fuori dalla pensione della signora Robertson. Comunque è meglio non voltarsi. Perché rischiare? Niente consigli, rispose, fissando il fiume e la luna piena. Ho avuto ottimi maestri di vita. I barbieri e i locali da sbronza ne sono pieni. Stai alla larga dalla donna con il cappello, Orsacchiotto. Che cosa? Avrebbe potuto chiederle, ma non ce n'era bisogno. Sapeva perfettamente di quale cappello stesse parlando, perché l'aveva visto rotolare lungo il marciapiede, spinto dal vento. Nero pece fuori e rivestito di seta bianca all'interno. Lei è la puttana regina di Castell'Inferno. Se la fai incazzare, ti mangerà vivo. Si arrese, voltandosi. Dini gli stava seduta dietro nel canale di scolo, con la coperta del barbone intorno alle spalle nude. Aveva i capelli incollati alle guance, il volto deforme e gocciolante, gli occhi offuscati. Era morta e sepolta, probabilmente, da anni. Non sei vera, Dan tentò di dire, ma non gli uscì niente. Era tornato a essere Danny. Aveva 5 anni. L'Overlook era un mucchietto di cenere, ma aveva davanti una donna ormai defunta, alla quale un tempo aveva rubato del denaro. Non preoccuparti, gorgogliò Dini con la gola gonfia. Ho venduto la coca, ma prima l'ho tagliata con un po' di zucchero a velo. Me l'hanno pagata 200 verdoni. Sorrise con l'acqua che le colava tra i denti. Mi piacevi, Orsacchiotto, ecco perché sono venuta ad avvertirti. Stai alla larga dalla donna con il cappello. Sei una faccia finta, esclamò Dan con il tono acuto, fragile e cantilenante di un bambino, quello di Danny. Finta, non sei reale. Serrò le palpebre come quando aveva visto gli orrori dell'Overlook. La donna iniziò a urlare, ma lui le tenne chiuse e il grido continuò, salendo e scemando di intensità, finché non si rese conto che era all'ululato del vento. Non era nel Colorado né in North Carolina, ma nel New Hampshire. Aveva avuto un incubo, però ormai era finito. Il suo Timex segnava le 2 del mattino. La stanza era fredda, ma le braccia e il petto erano viscidi di sudore. Vuoi un consiglio, Orsacchiotto? No, non da te. Lei è morta. Anche se non aveva modo di saperlo, ne era sicuro. Dini, che le era sembrata una dea con la minigonna di pelle e i sandali con le zeppe di sughero, si trovava qualche metro sottoterra. Aveva persino un'idea di come fosse successo. La donna bambina aveva inghiottito una manciata di pillole, si era raccolta i capelli e infilata in una vasca piena di acqua calda.
Poi si era addormentata, scivolando sul fondo e annegando. Il ruggito del vento era terribilmente familiare, carico di vaghe minacce. In montagna aveva un suono diverso che altrove. Sembrava che un dio adirato infierisse sul mondo con un maglio d'aria compressa. Di solito chiamavo l'alcol di papà la brutta cosa, rifletté Dan. Solo che talvolta è buona. Anzi, quando ti svegli da un incubo per metà dovuto allo shining, diventa persino ottima. Un bicchierino gli avrebbe conciliato il riposo. Con tre si sarebbe assicurato una dormita senza sogni sgradevoli. Il sonno è un rimedio naturale e in quel momento Dan Torrance si sentiva male e aveva bisogno di un medicinale forte. Sfortuna vuole che tutti i negozi siano chiusi. Ma chissà. Si rigirò, sentendo qualcosa strusciargli contro la schiena. No, qualcuno. Qualcuno si era infilato nel letto con lui. Dimmi. Solo che non era così piccola. Sembrava più un... Schizzò via dalle coperte, rotolando goffamente a terra, poi si voltò. Era Tommy, il figlio di Dini. Aveva la parte destra del cranio fracassata, schegge d'osso facevano capolino tra i capelli chiari macchiati di sangue, una poltiglia densa e grigia, il cervello senza dubbio, gli colava lungo una guancia, iniziando ad asciugarsi. Non poteva essere ancora vivo, non con una ferita tanto grave, ma per qualche motivo lo era. Allungò la mano a Stella Marina. «Chicca!» sussurrò. Presto risuonarono altre grida, solo che non erano più Dini o il vento. Quella volta fu Dan a urlare. Quando si svegliò sul serio scoprì che il grido era in realtà un lamento dal profondo del petto. Si alzò a sedere, boccheggiando, le lenzuole avvolte intorno alla vita. Non c'era nessun altro nel letto, ma l'incubo non era sparito e un'occhiata veloce non era sufficiente. Si sbarazzò delle lenzuola, però non era ancora soddisfatto. Passò le mani sul coprimaterasso alla ricerca di un vago tepore, dell'impronta lasciata dai fianchi e dal culetto di un bambino. Niente di niente, come prevedibile. Controllò persino sotto il letto, trovando solo gli stivali presi in prestito. Il vento si era calmato. La bufera sarebbe finita da lì a poco. Raggiunse il bagno e si girò di scatto, quasi sperasse di cogliere qualcuno di sorpresa. C'era solo il letto con le lenzuola sul pavimento. Accese la luce sopra il lavandino. Si lavò la faccia con l'acqua fredda e si sedette sul coperchio della tazza, tirando lunghi respiri uno dopo l'altro. Gli venne in mente di alzarsi a prendere il pacchetto di fianco al romanzo sull'unico tavolino della stanza, ma si sentiva le gambe molli e non era certo che l'avrebbero retto. Non ancora, almeno. Così non si mosse. Intravedeva il letto, completamente vuoto. L'intera camera lo era. Nessun segno di pericolo. Però sentiva che c'era ancora qualcosa. Non appena quell'impressione fosse svanita, forse si sarebbe rimesso a letto, ma restando sveglio. Per quella notte di dormire non se ne parlava più. 7 anni prima, lavorando come inserviente in una casa di riposo di Tulsa, Dan aveva stretto amicizia con un anziano psichiatra affetto da un cancro al fegato allo stadio terminale. Un giorno, mentre Emil Kemmer stava ricordando i suoi casi più interessanti, ad alta voce e senza la minima riservatezza, lui gli aveva confessato di soffrire fin da bambino di quelli che chiamavano doppi sogni. Kemmer aveva mai sentito di un simile problema? Ed esisteva un nome per definirlo? Come dimostrato dalla foto in bianco e nero del matrimonio sul comodino, da giovane lo psichiatra era stato un uomo corpulento, ma il cancro... è una dieta dimagrante definitiva, e ormai il suo peso corrispondeva alla metà dei suoi 91 anni. Il cervello però non aveva ancora dato segni di cedimento. Seduto sulla tazza, intento ad ascoltare gli ultimi rantoli della bufera, Dan si ricordò del sorriso scaltro del vecchio.
In genere vengo pagato per le mie diagnosi, Daniel. Aveva puntualizzato l'altro con un forte accento tedesco. Si vede che oggi non è la mia giornata fortunata. Aveva risposto lui con un ghigno di sbieco. Forse ti sbagli. Kemmer l'aveva squadrato dalla testa ai piedi. Aveva gli occhi azzurro ghiaccio. Per quanto terribilmente ingiusto, Dan non era riuscito a fare a meno di immaginarselo con un elmetto delle Waffen SS. In questa specie di braccio della morte gira un pettegolezzo secondo cui tu aiuteresti i pazienti a morire dignitosamente. Sì, può capitare, aveva replicato Dan senza esporsi troppo. Non sempre, però. Quasi sempre, a dirla tutta. Quando giungerà mia ora, tu mi darai una mano? Per quanto mi è possibile, ben volentieri. Perfetto! Kemmer si era levato a sedere. Un'impresa dolorosa e complicata, ma quando Dan aveva tentato di aiutarlo, l'altro lo aveva allontanato con un gesto della mano. Il fenomeno che mi hai descritto è noto da tempo agli psichiatri, soprattutto agli junghiani, che lo definiscono falso risveglio. Generalmente primo è sogno lucido, nel senso che il dormiente è conscio di sognare. Esatto, aveva esclamato Dan con un grido. Mentre durante il secondo si è convinti di essere svegli, aveva concluso il vecchio. Jung diede grande importanza a questi sogni, attribuendo a loro proprietà paranormali. Ma naturalmente sappiamo che non è così, vero, Daniel? Naturalmente. Edgar Allan Poe descrisse il fenomeno del falso risveglio decenni prima della nascita di Carl Jung, scrivendo in una poesia: tutto quel che vediamo o quel che sembriamo altro non è che un sogno dentro un sogno. Allora, ho soddisfatto la tua curiosità? Penso di sì, grazie. Prego. E adesso mi andrebbe un goccio di succo. Alla mela, per favore. Proprietà paranormali. Ma naturalmente sappiamo che non è così. Nel corso degli anni Dan aveva tenuto quasi sempre per sé il proprio potere e non avrebbe mai osato contraddire un vecchio in punto di morte, specialmente non uno con occhi tanto freddi e indagatori. Però non poteva negare che i doppi sogni fossero una finestra su un altro mondo, anche se spesso non riusciva a interpretarli. In quel momento, seduto in mutande sulla tazza, scorso dai brividi, e non solo perché la stanza era gelida, si rese conto di capirli più di quanto avrebbe desiderato. Tommy era morto, ammazzato da quella bestia dello zio, quasi sicuramente. La madre si era uccisa poco dopo. Riguardo al resto dell'incubo, o al cilindro inesistente che piroettava sul marciapiede? Stai alla larga dalla donna con il cappello. Lei è la puttana regina di Castello Inferno. A chi se ne importa? Borbottò Dan. Se la fai incazzare, ti mangerà vivo. Non aveva nemmeno intenzione di incontrarla, figuriamoci poi di metterle i bastoni tra le ruote. E non era affar suo se il fratello di Dini era un violento o se lei aveva trascurato il figlio. Non doveva neppure sentirsi colpevole per quei pidocchiosi $70 che le aveva rubato, perché lei aveva venduto la cocaina, pari e patta. Anzi, Dini ci aveva guadagnato. Quella parte del sogno era sicuramente vera. L'unica cosa che davvero gli importava era farsi una bevuta, ubriacarsi alla grande per l'esattezza, crollare a terra sbronzo come una cucuzza. Sì, il tepore del sole mattutino era una delizia e gli piaceva pure sentirsi i muscoli doloranti dopo una giornata di duro lavoro e svegliarsi senza i postumi di una sbornia. Ma in cambio arrivavano i sogni assurdi, le visioni, i pensieri confusi di sconosciuti di passaggio che riuscivano a superare le sue difese. Il prezzo era troppo alto da sopportare. Dan si accomodò sull'unica sedia della camera e lesse il romanzo di John Sanford alla luce dell'unica lampada, finché le campane delle due chiese della città non batterono le 7. Si infilò gli stivali nuovi per lui almeno, e il giaccone di panno. Si incamminò in un mondo che era cambiato, diventando più soffice.
Niente spigoli in vista, solo morbide curve. La neve stava ancora cadendo, ma senza la furia della bufera. Farei meglio ad andarmene, a tornare in Florida. Fanculo il New Hampshire, dove probabilmente un anno sì e uno no nevica anche il 4 luglio. Fu Dick Halloran a rispondergli con il tono gentile che ricordava della fanciullezza, quando Dan era ancora Danny, ma anche con una durezza sottesa. Meglio che ti fermi da qualche parte, bello, o rischierai di non poterlo più fare. Fottiti, vecchio, borbottò lui. Ritornò al Red Apple perché le rivendite dei superalcolici non avrebbero aperto per almeno un'altra ora. Camminò lentamente dal banco frigo del vino a quello della birra, avanti e indietro, attanagliato dal dubbio, finché non decise che se si voleva prendere una sbronza, tanto valeva farlo alla grande. Afferrò due bottiglie di Thunderbird, 18 gradi, il numero giusto quando il whisky non è a portata di mano, e iniziò a percorrere la corsia fino alla cassa per poi bloccarsi. Aspetta un altro giorno, non arrenderti. Sì, forse avrebbe potuto provarci, ma perché? Per svegliarsi di nuovo con Tommy nel letto? Tommy che aveva metà cranio fracassato? O magari la volta dopo gli sarebbe toccata Dini, che era rimasta a mollo nella vasca da bagno per due giorni prima che il portiere del condominio si stancasse di bussare, tirasse fuori un passepartout e la scoprisse? Se Emil Kemmer fosse stato lì, Dan avrebbe nuovamente negato tutto, ma la situazione non sarebbe cambiata, lui sapeva. E allora perché preoccuparsi tanto? Forse questa ipersensibilità svanirà. Forse è solo una fase, l'equivalente mentale delle crisi di delirium tremens. Forse se lasciassi passare un po' di tempo... Ma il tempo cambiava, come ben sapevano i tossici gli alcolizzati. Quando non riesci a dormire e non ti guardi intorno perché hai paura di ciò che potresti vedere, le ore si allungano e sfoderano denti aguzzi. «Basta così?» gli chiese il cassiere, e Dan sapeva, maledetto fottuto Shannon, che stava mettendo il tipo a disagio. E perché no? Con i capelli arruffati di chi si è appena svegliato, le occhiaie scure, i movimenti incerti e a scatti, probabilmente sembrava fatto di metanfetamina, pronto a sfoderare il fidato cannone e a svuotare la cassa. «No, mi sono appena accorto di aver dimenticato il portafoglio a casa!» Riportò le bottiglie di Thunderbird nel banco frigo. Mentre le richiudeva, gli sussurrarono dolci e amichevoli. A presto, Danny. Billy Freeman lo stava aspettando, imbacuccato fino alle orecchie. Gli porse un antiquato berretto da sci con gli Anniston Cyclones ricamato sul davanti. «E chi diavolo sono questi tipi?» chiese Dan. «I nostri arcinemici nel football, nel basket e nel baseball. Anniston si trova a una trentina di chilometri verso nord. Se qualcuno ti vede con quella roba addosso, probabilmente ti tirerà una palla di neve sul coppino. Ma non avevo altro.» Dan si calcò il cappello sulla testa. «E allora forza, Cyclones!» «Fanculo tu e quei maledetti!» Billy lo fissò. «Tutto bene, ragazzo?» «La scorsa notte non ho dormito molto.» «E ti credo, il vento rullava come una furia. Sembrava la mia ex moglie ogni volta che le proponevo un po' di sana ginnastica da camera. Pronto a metterti a lavoro?» «Più pronto che mai.» «Perfetto, diamoci dentro, ci aspetta una giornata di quelle belle toste.» Billy aveva ragione, anche se a mezzogiorno spuntò il sole e la temperatura salì a 10 gradi. La neve si sciolse lentamente e per tutta la microcittà riecheggiò il rumore di centinaia di cascatelle. L'umore di Dan migliorò di pari passo con il clima e si sorprese a cantare YMCA dei Village People mentre manovrava lo spazzaneve nello spiazzo del piccolo centro commerciale accanto al parco. In alto uno striscione sventolava la brezza, ben lontana dalle violente raffiche della notte prima. Sopra c'era scritto «Approfittate dei saldi di primavera della microcittà». Le visioni lo lasciarono in pace. Quando staccarono, Dan invitò Billy al ristorante, ordinando un paio di bistecche. L'altro si offrì di pagare la birra. Lui scosse la testa. «Meglio che ne stia lontano. Se comincio poi non riesco più a fermarmi.»
Dovresti discuterne con Kingsley, suggerì Freeman. 15 anni fa è stato mollato dalla moglie per colpa dell'alcol. Adesso è a posto, ma la figlia ancora si rifiuta di rivolgergli la parola. I due accompagnarono la cena con enormi tazze di caffè. Dan ritornò al suo rifugio in Elliot Street. Era esausto, satollo e felice di essere sobrio. Nella stanza al secondo piano mancava la televisione, ma gli rimaneva metà del romanzo di Sanford e per un paio d'ore si perse tra le sue pagine. Restò con le orecchie tese, ma il vento non aumentò. Aveva il presentimento che la bufera della notte prima fosse stata l'ultimo strascico dell'inverno, un'eventualità che non gli dispiaceva per nulla. Si coricò alle 10, addormentandosi quasi subito. La capatina al Red Apple era un vago ricordo, come se ci fosse andato delirante di febbre e poi fosse guarito. Si svegliò alle prime ore del mattino, non per colpa del vento, ma perché gli scappava da matti. Si alzò e arrancò fino in bagno, azionando l'interruttore appena dietro la porta. Nella vasca lo aspettava il cappello a cilindro, traboccante di sangue. No, non è possibile. Un doppio sogno, o uno triplo, o addirittura quadruplo. Ecco un particolare che aveva nascosto a Emil Kemmer. Aveva paura che prima o poi si sarebbe perso in un labirinto di incubi, non ritrovando più la via d'uscita. Tutto quel che viviamo, quel che sentiamo, altro non è che un sogno dentro un sogno. Solo che non stava dormendo. Il cappello era vero. A parte lui, nessuno sarebbe stato in grado di vederlo, ma non aveva importanza. Quell'oggetto esisteva sul serio da qualche parte, ne era sicuro. Con la coda dell'occhio notò una parola sullo specchio sopra il lavabo, forse scarabocchiata con il rossetto. Non devo guardarla. Troppo tardi, stava girando la testa. I tendini del collo scricchiolarono come vecchi cardini arrugginiti. In ogni caso, che importanza aveva? Già sapeva che cosa c'era scritto. Si era liberato della signora Messi e di Horace Derwent, chiudendoli nelle cassette di sicurezza che custodiva nei recessi della sua mente, ma la partita con l'Overlook era ancora aperta. Sullo specchio, scritta con il sangue e non con il rossetto, spiccava un'unica parola: Red Room. Appena sotto, nel lavabo, una maglietta insanguinata degli Atlanta Braves. Non finirà mai. L'Overlook è bruciato, le sue apparizioni più orribili sono imprigionate nelle cassette, ma non riesco a chiuderci dentro anche lo Shining, perché lui non è dentro di me, ma in me. Senza d'alcol a stordirlo, le visioni mi perseguiteranno fino a spedirmi in manicomio. Esaminò il suo riflesso, con Red Room che galleggiava davanti allo specchio, stampato sulla fronte come un marchio. Ma che sogno! Nel lavandino c'era la maglietta di un bambino assassinato, nella vasca un cappello colmo di sangue. La pazzia stava arrivando. Riusciva a vederla avvicinarsi con gli occhi che gli stavano uscendo dalle orbite. Poi, come il fascio di una torcia elettrica nelle tenebre, la voce di Halloran. Figliolo, potrei anche averle davanti, ma non sono diverse dalle illustrazioni di un libro. Non eri alla loro mercé nell'Overlook da bambino, e non lo sei ora, proprio per niente. Chiudi gli occhi. Quando li riaprirai, tutte queste porcherie saranno scomparse. Lui obbedì, restando in attesa. Si sforzò di tenere il conto dei secondi, arrivò però solo fino a 15 prima che i numeri si perdessero nel caos assordante dei suoi pensieri. Quasi si aspettava di sentirsi stringere al collo da un paio di mani, forse del proprietario del cilindro, ma restò immobile. Fuggire non sarebbe servito. Chiamando a raccolta ogni briciolo di coraggio, Dan risollevò le palpebre. La vasca e il lavabo erano vuoti. Sullo specchio, nessuna scritta. Ma non è finita. La prossima volta compariranno le scarpe di Dini, i suoi sandali con le zeppe di sughero. O magari la troverò nella vasca, perché no? Esattamente come la signora Messi. Sono morte entrambe allo stesso modo, però alla Messi non ho mai rubato dei soldi, filandomela e lasciandola al suo destino. Ho fatto passare un giorno, disse alla stanza deserta. Non puoi negarlo. Sì, ed era stata una giornata di quelle toste, ma anche una bella giornata, era il primo ad ammetterlo. Il vero problema non erano i giorni,
ma le notti. Il cervello era una lavagna, la bomba il cancellino. Dan restò sveglio fino alle 6, poi si vestì, ritornando ancora una volta al Red Apple. Non esitò, prendendo dal banco frigo 3 bottiglie di Thunderbird invece di 2. Com'è che si dice? Punta al massimo o lascia perdere. Il cassiere infilò la spesa in un sacchetto senza fare commenti, abituato ai clienti che acquistavano vino di prima mattina. Dan raggiunse il parco municipale, si sedette su una panchina della microcittà e tirò fuori una bottiglia dalla busta, fissandola come avrebbe fatto Amleto con il suo teschio di Yorick. Attraverso il vetro verde il contenuto sembrava veleno per topi. «Non sarebbe comunque un problema», mormorò svitando il tappo. Fu il turno di sua madre a parlare, Wendy Torrance, che aveva continuato a fumare sino all'ultimo. Perché, se l'unica alternativa è il suicidio, almeno puoi scegliere di che morte morire. «Vuoi arrenderti così, Danny? È stato tutto inutile!» Girò il tappo in senso antiorario, serrandolo, poi dalla parte opposta. Lo svitò e lo tolse. Il vino emanava un puzzo acre che gli ricordò la musica dei jukebox, le bettole, i litigi futili seguiti dalle scazzottate nei parcheggi. Il mondo non era un ospizio con l'aria pulita. Il mondo era l'Overlook, dove la festa non finiva mai, dove i morti vivevano in eterno. Si portò la bottiglia alle labbra. «È per questo che abbiamo lottato tanto per sfuggire a quel posto infernale. Danny, per rifarci un'esistenza!» Nella voce della donna non c'era ombra di rimprovero, solo tristezza. Dan chiuse il tappo, poi lo aprì, lo richiuse, lo riaprì. «Se ricomincio a bere vincerà l'Overlook, anche se è stato raso al suolo dall'esplosione della caldaia. Ma se non lo faccio impazzirò. Tutto quel che vediamo, quel che sembriamo, altro non è che un sogno dentro un sogno.» Billy Freeman lo trovò che stava ancora cincischiando con il tappo. L'uomo si era svegliato presto con un vago, allarmante presentimento che qualcosa stesse andando storto. «Vuoi scolarti quella bottiglia, Dan, o farle una sega?» «Scolarmela, credo. Non saprei come altro comportarmi.» E allora Billy glielo spiegò. Quando arrivò alle 8:15 del mattino, Casey Kingsley non fu particolarmente sorpreso di vedere il nuovo dipendente seduto fuori dall'ufficio. Non si meravigliò neanche della bottiglia che Torrance stringeva, svitando e riavitando il tappo. Aveva riconosciuto fin dall'inizio lo sguardo del beone, gli occhi che si illuminavano al solo pensiero di una rivendita di liquori. Billy non aveva gli stessi poteri di Dan, neanche lontanamente, ma possedeva comunque un briciolo di Shining. Il primo giorno aveva chiamato il principale dal capanno degli attrezzi, non appena Dan si era incamminato verso il municipio. «C'è un giovane che cerca lavoro», aveva riferito. «Probabilmente non avrà chissà quali referenze, ma è il tipo giusto per darci una mano da qui al Memorial Day.» Kingsley, che in passato aveva già avuto modo di apprezzare le intuizioni di Freeman, non si era opposto. «Sì, so che abbiamo bisogno di qualcuno», aveva ammesso. La risposta dell'altro era stata strana. Dopotutto Billy era un tipo stravagante. Un paio di anni addietro aveva chiamato un'ambulanza 5 minuti prima che un bambino cadesse dall'altalena, fratturandosi il cranio. «Credo sia lui ad avere bisogno di noi», aveva affermato Freeman. Ed eccolo lì, piegato in avanti come se fosse già seduto su una corriera o il trespolo di un bar. Kingsley aveva sentito puzza di vino non appena imboccato il corridoio, a una decina di metri di distanza. Aveva un fiuto da intenditore ed era capace di distinguere le varie marche. In quel caso si trattava di una bottiglia di Thunderbird, come in quella vecchia filastrocca da bar. «Che cos'è? Del Thunderbird tutto per me. Costa un sacco? No, ma è un pacco.» Però, quando il giovane lo fissò, si accorse che gli occhi erano velati solo dalla disperazione. «Mi ha mandato Billy.» Kingsley restò in silenzio. Si rendeva conto che Torrance stava cercando di lottare, di rimettersi in carreggiata.
lo capiva dal suo sguardo, dagli angoli delle labbra piegate all'ingiù, ma specialmente da come reggeva la bottiglia, amandola e odiandola e non riuscendo a staccarsene. Alla fine Dan ammise la verità che si era nascosto per secoli. «Ho bisogno di aiuto!» Non appena si strofinò gli occhi con il braccio, Kingsley si chinò, afferrandogli la bottiglia. Il giovane oppose resistenza per un attimo e poi la lasciò andare. «Mi sembri stufo e stanco. È evidente, ma sei davvero stufo e stanco di sentirti così male?» Dan lo guardò di nuovo, con la voce che faticava a uscirgli dalla gola, e alla fine, con grande sforzo, disse: «Non hai idea quanto!» «Forse sì.» Kingsley sfilò un enorme portachiavi da pantaloni altrettanto giganteschi. Armeggiò con la serratura della porta con la scritta «Servizi municipali di Fraser», dipinta sul vetro satinato. «Entriamo e parliamone.»